Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Vanelli e questo è il sito www.karatedot.com. Oggi andiamo a vedere una mia personale applicazione di tre tecniche che sono il Gaiwanuke, lo Shomen Nekoashi, la posizione del gatto frontale, e lo Tsukiage, cioè il colpo a salire, in un concetto di karate applicato, quindi karate per la difesa personale, karate per uno scontro che non è all'interno di un regolamento sportivo e che non è all'interno di un kata. Come utilizziamo queste tre tecniche insieme? Immaginando di avere l'avversario di fronte a noi e di non avere lo spazio dietro di noi, ci mettiamo in posizione di guardia in linea. Arriva l'attacco avversario, immaginate un diretto destro, in questo caso mi sposto lateralmente, utilizzo il Gaiwanuke per deflettere e vado in posizione di Shomen Nekoashi. Con lo Tsukiage che passa sotto il braccio dell'attaccante, vado a percuotere il mento. Lo vediamo a velocità reale. Grazie mille per averci seguito. Ora vedremo questa tecnica applicata insieme ad un compagno di allenamento. Per capire al meglio la tecnica che abbiamo appena spiegato, mi farò aiutare dalla maestra Agnese a Coggiagioco. Prego, maestra. Ciao ragazzi! Cominciamo in modalità semplice, quindi difendendoci dal classico attacco di Junsuke. Ora andremo invece a vedere questa tecnica in termini di inside fighting, quindi in un combattimento estremamente ravvicinato, dove gli spazi sono ridotti. È importante durante l'esecuzione della tecnica avere il massimo del controllo per il compagno e non sbilanciarsi con la schiena all'indietro. Grazie per averci seguito e ci vediamo su www.karatedot.com.